Io invece voglio anche qui dare una notizia importante alla città, per cui ormai subito dopo Pasqua finalmente si andrà a firmare il contratto per la manutenzione stradale per i 6 milioni di euro della nostra città. Vedete, anche questo ha rappresentato un'odissea, L'odissea un'odissea, della quale si riferiva poco fa. proprio così, un'odissea, perché se voi pensate, questo finanziamento che era per un altro tipo di intervento, siamo riusciti a convertirlo una volta che era difficile avere tutti i pareri per quell'intervento che doveva riguardare via Empedocle, ecco, siamo riusciti a convertirlo in un altro tipo di intervento e quindi la manutenzione stradale per 6 milioni di euro di gran parte della nostra città. Siamo riusciti a fare la gara d'appalto con l'aggiudicazione con il provveditorato opere pubbliche che è avvenuta nello scorso mese di luglio, quindi luglio 2012. Voi comprendete come ci vogliono 8 mesi, 9 mesi, neanche la nascita, cioè la nascita di un bambino, per riuscire poi a passare dalla fase dell'aggiudicazione alla fase della firma del contratto. Perché? Perché devi chiedere, e questo tutto l'intervento che ha fatto il provveditorato opere pubbliche, chiedi i documenti alla ditta che si è aggiudicata la gara. E poi l'ultima novità che ci ha regalato il governo Monti è stata quella della cosiddetta firma digitale, Ah, sì. per cui le pubbliche amministrazioni non potevano più procedere come avevano proceduto fino ad ora, e allora dovevano munirsi della cosiddetta firma digitale, salvo però che il governo non abbia dato fino a qualche giorno fa alle agenzie, per esempio, del territorio, le modalità con le quali avere queste firme digitali. Per cui noi abbiamo avuto in Italia un problema, per cui da 6 mesi, 7 mesi, tutti i contratti non si possono firmare per via del fatto che vi è questa firma digitale, sulla carta e che però non viene, realizzata.